Come mai questa manifestazione qui nel porto di Sant'Antioco? Questa manifestazione è oggi qui nel porto di Sant'Antioco perché chiediamo che i sogni diventino realtà. Allora, il porto di Sant'Antioco è definito ormai, diciamo, in realtà, se fosse così, l'imbuto dell'economia del Sulcis Inglesiente. Noi chiediamo che, oltre a queste navi qui, vengano le navi della flotta sarda, la Shinto e la Dimonius. Ok? Perché vogliamo turismo. Il turismo è, diciamo, l'alternativa a tutto. Se non riusciamo a fare determinate cose, qui il territorio continua a morire. Quindi chiediamo che i politici prendano seri provvedimenti e immediati. Perché qua la situazione, ripeto, è morta. Non è che diciamo stiamo morendo, no, è morta. Ecco perché abbiamo deciso di fare. Quindi i progetti vanno spinti e immediatamente realizzati. E con questo concludo, grazie. Sì, è da 2 anni che c'è questa. Devono fare la trasformazione del porto di Sant'Antioco, è da 2 anni che devono fare le delibere ed è tutto fermo. Devono trasformarlo da commerciale anche in turistico, sarebbe il nostro futuro ed è tutto fermo. Questa è la politica che ci sta portando avanti, questo è il sistema politico con cui noi stiamo vivendo. Qui le partite IVA sono morte, stanno morendo e la politica è ferma. E niente, siamo qua, siamo più di 200 partite IVA, cosa possiamo dire? Noi, dal nostro punto di vista, essendo in una emorragia continua, noi avremo bisogno soprattutto di denaro fresco. Quale migliore occasione di far scendere i turisti qua? Scendono 3-4 mila turisti, è denaro fresco, si presuppone che un turista mediamente spende 20 euro a testa, per 4 mila fatevi conti, 2 più 2 fa 4, noi avremo bisogno di un'iniezione di denaro fresco. Io non penso che un porto del genere sia inferiore a altri porti turistici. Sai, bisogna mettersi in movimento subito e dire a chi ci governa che non possiamo stare così con le mani. Guardate, siamo tutti con le mani in mano, abbiamo bisogno che qua la gente viene, spende, visita il nostro territorio e soprattutto lasci il denaro. Quale migliore occasione di questo porto turistico? Ce l'abbiamo! Solo noi o chi ci governa ha capito che non mette in funzione quello che ci servirebbe. Con questo appello diciamo a tutti i nostri governatori, datevi una mossa, stiamo per morire, molta gente è già morta, non continuiamo ancora a morire. Se prendete questo appello, mettetevi la mano nella coscienza e datevi da fare. Grazie. Abbiamo consiglieri regionali di Sant'Antioco, abbiamo i sindaci del territorio, abbiamo consiglieri regionali di tutta la provincia e non si muove niente, ma sempre che si moriamo tutti, non si muove niente, ma questi cosa fanno? Non fanno niente. Abbiamo fatto a Carboni il 30 di marzo, ci ha promesso 81 milioni di euro, dove sono 81 milioni di euro? Non si è fatto niente!